Ci avviciniamo al 17° minuto, raccoglie Rydbarski dopo un primo tentativo di Fischer e la Germania si porta in vantaggio. In una gara di questo livello, di questa importanza, segnare per primi è molto importante. Tuttavia osserverete che vi saranno altri sviluppi in questa appassionante contesa. Vi ripetiamo, rete iniziale della partita, semifinale tra Francia e Germania, rete di Rydbarski al 17° minuto di gioco. Ora c'è un calcio di rigore che viene accordato alla Francia. Förster ha commesso un fallo in aria in danno di Rocheteau. L'arbitro indica il dischetto del rigore e il tiro dagli 11 metri è affidato a Platini. Platini ha addirittura baciato la sfera per propiziarsi il tiro vincente. E così sono trascorsi 9 minuti dal tiro di Rydbarski e Platini sul rigore pareggia per la Francia. Siamo ancora con le immagini nella prima parte della partita. I francesi portano questo pallone in centro area con il giocatore Tigana, ma non fa tempo Six ad approfittare della situazione relativamente favorevole. Altro spunto francese, Rocheteau ha servito molto bene Platini che ha tirato in corsa, il tiro fortissimo ha mandato il pallone a sfiorare il montante. Ed è ancora Platini che si offre questa possibilità di tiro, ma questa volta colpisce troppo sotto la sfera e la palla si perde sul fondo. In apertura di secondo tempo si verifica purtroppo un episodio increscioso. Non controlla la sua uscita Schumacher e va a rotolare con il suo peso su Battiston che accorreva verso la propria porta. Il francese resta seriamente menomato a terra e si renderà necessaria la sua sostituzione. L'arbitro ha ritenuto il fallo un fallo di gioco, ma a nostro avviso c'è stata indubbiamente una grossa responsabilità da parte del portiere tedesco che forse, pensiamo, poteva evitare l'impatto violento contro il giocatore francese. Non era riuscito a prendere il pallone a contatto con Rocheteau. Ed ecco il generosissimo Breitner che impegna Ettori, sul quale entrano fallosamente anche gli avversari. Ettori fortunatamente può rialzarsi e potrà continuare il gioco sino al termine. Ancora inquadrato Stilich. E siamo giunti al 90° sul risultato di 1-1, si impongono di conseguenza i tempi supplementari. E saranno proprio i tempi supplementari che forniranno al pubblico presente allo stadio e ai numerosi telespettatori che seguono questa semifinale le maggiori emozioni. I due capitani sono a contatto, da una parte Platini, dall'altra Kaltz. La partita, malgrado gli episodi di durezza, non ha tolto l'amicizia ai due giocatori ed ora osserviamo da vicino quanto accade nei due tempi supplementari. La Francia avrà inizialmente un gran momento di euforia e ciò gli permetterà di distanziare l'avversario di due lunghezze. Andrà dapprima a segno il difensore Tresor e successivamente Schumacher sarà superato da una conclusione di Giresse. Questa è la rete di Tresor che permette ai francesi, nel primo tempo supplementare, di portarsi sul 2-1.
Intanto Joep Derwall, perso per perso, decide di operare delle sostituzioni, correndo qualche rischio, fa preparare lo stesso menomato Rummenigge. Ma il gioco continua, ancora in azione Tresor. Förster e Kals sono impegnati costantemente dagli attaccanti francesi. Questa volta il fallo è stato commesso su Platini. Non hanno perso sugli spalti la fiducia ai sostenitori della Germania. Ed ecco che escono due giocatori, tra i quali Briegel. Entra anche Rummenigge. In azione Platini. Ed ecco Six che tocca in direzione di Gires, che ha un magnifico destro volante. È il 98esimo minuto di gioco e con questa rete di Gires il punteggio sale sul 3-1. Sugli spalti da parte dei paladini dei francesi c'è grande entusiasmo, ma Stilic e Förster e compagni continuano a lottare generosamente. E Rummenigge, proprio lui, raccorcia la distanza quando si gioca da 102 minuti. Il punteggio di conseguenza dal 3-1 è passato al 3-2. Non vi saranno altre segnature nel primo tempo supplementare, ma ci sarà ancora un episodio negli ultimi 15 minuti della partita che permetterà ai bianchi della Germania occidentale di ottenere con Fischer il punto del 3-3. Schiaccia di testa il giocatore Rubesch, in rovesciata Fischer batte Ettori. La Germania, in modo addirittura rocambolesco, è riuscita a riportarsi in parità sul 3-3. Prepara da prima il portiere tedesco Schumacher. Segna per la Francia Gires. Segna per la Germania Kals. Nuovo centro francese con Amoros. Anche Breitner non fallisce il tiro dagli 11 metri. Ora in Rochetot che trasforma per la Francia. Stili che invece si fa parare il rigore da Ettori. E Six del campo opposto non riesce a sua volta a far centro. Con Litvarski il punteggio torna in parità sul 6-6. Vantaggio francese con Platini. Rummenigge ugualmente non sbaglia. Nuovo colpo di scena con Bossis che non riesce a segnare. E rete decisiva e conclusiva di Rubesch che permette alla Germania di vincere la semifinale, sia pure nell'appendice dei tiri dal dischetto. La Francia forse meritava miglior sorte, ma deve accettare il verdetto che qualifica la Germania occidentale per la finale con l'Italia.